gente di Gabbi e ben ritornati su... Ehi, ehi, psst, psst. Come dici? Dici la kindergarten. Kindergarten, sì! Eccoci di nuovo qua con il mio bambino, sono molto contento! Abbiamo sbloccato 3 carte, vi rendete conto? Forse tra un po' riusciremo ad aprire la caverna del male che non dovremmo aprire, ma noi l'apriremo perché siamo bambini cattivi! E in questo momento adesso dobbiamo prendere il pass! L'abbiamo sbloccato perché abbiamo fatto i ratti della maestra come piace a noi, abbiamo spifferato tutto a lei e in questo modo questa giornata sarà diversa dalle altre perché posso portarmi il pass. E ancora una volta ho farmato un po' con il porcellino, dopo vi spiego anche magari come ho fatto. Mi porto ben, anche di più, adesso mi porto 5 dollari proprio di cattiveria questa giornata, perché devo di nuovo tirare il bullo. Purtroppo sì. Sento i soliti odori. Adesso vi risparmio questa parte. Al momento il bullo ci vuole sempre bullizzare. È il lavoro del bullo, dopo tutto. Ma stavolta, ovviamente dopo avergli dato i soldi, noi gli diremo: sì, sì, ecco i soldi. E lui dirà: non dirlo alla maestra. Ok? Però noi cosa faremo? No, col cavolo, non voglio le tue stupide stelle. Devo dire che non sono una grande fan degli studenti che mi dicono del no. Oh, spero che qualcosa di brutto non ti succeda quest'oggi, piccolo moccioso. Molto bene, signora Popperoteante, te le sgonfierò una ad una. Magari prendo il tuo bastone di mano e... Beh, in teoria il bullo l'abbiamo triggerato. Lui ha visto questa cosa, il bullo vede. Non è così stupido come sembra. Adesso però dobbiamo andare da Nugget. Ciao mio caro amico, i miei amici mi chiamano Nugget, sono Crocchetta e di Crocchetta io sono. Quindi adesso tu cosa vuoi da me? Ora devo tentare di corrompere Nugget, entrare negli oscuri segreti o nelle sue caverne. Che cos'è successo a Billy? Ah, Billy è scomparso, povero Nugget, mi manca Billy. Ma Nugget non può fare niente perché è troppo tardi. Ma tu sai per caso dov'è Billy? Nugget non lo sa, Nugget sa, chi lo sa. Ecco che si ripete. E allora cosa succede? Dov'è? Oh, queste domande stanno agitando il povero Nugget. Oh, devo prendere le mie pillole. E si mangia le pillole. Ma io voglio avere ste pillole, voglio capire. Allora dimmi di più di Billy. Ok, io non conosco nessuno di questo nome. Adesso gli chiedo un'altra cosa. Ma stavamo appena parlando di lui! No, non stavamo parlando del povero Billy, ok? Il preside mi ha vietato di parlarne, quindi se tu continuerai a tormentare il povero Nugget, Nugget ti manderà dal preside! Oh, santa mano, un compagno normale in questa scuola? No, noi dobbiamo andare a fondo. Io ho bisogno di saperlo! Io voglio sapere, Billy è praticamente l'obiettivo del gioco, come The Forest Timmy. No, tu non potrai saperlo, vattene pure dal preside! Che figlio di trota, brutta pecora di Minecraft impecorata, con quegli occhi che sembrano una pecora di Minecraft, stupida. Ah, il preside mi ha chiamato e ha detto che vuole vederti subito nel suo ufficio. Che cosa hai a che fare con questo uomo molto stupido come Nugget? Beh, adesso ci andrai. E il preside è un uomo molto impaziente. Lo so. Signora, c'è un uomo per lei. Quindi, che cosa hai fatto? Perché ti senti così triste a riguardo di Billy? Aspetta, come ha fatto il preside a sapere questa cosa? Come ha fatto a capire che Nugget mi stava parlando? Ha superpoteri? Questo uomo è il male! Ma aspetta, chi te l'ha detto? Come posso dirtelo? Le parole qui vanno in giro, eh? Ok, quindi non importa come io l'abbia saputo. Ok, allora che succede? Quindi questo è tutto, vero? Billy è sparito e tu sei triste per questo fatto. Non stai cercando Billy da qualche parte, insomma, per conto tuo. Tu sei soltanto triste perché è sparito, vero? Sì! Ok, questo renderà la situazione molto più semplice perché non dovrà spararmi probabilmente. Ecco quello che faremo. Adesso io ti darò qualcosa. Cosa mi darà? Io ho paura. E io voglio che tu la prenda ogni volta che ti senti triste a riguardo di Billy. Aiuto! Che cos'è? Signora, c'è un uomo per lei. Mi hai dato quindi una pillola! Non dirlo a nessuno. E adesso vai fuori. Ho chiamato il tizio del corridoio che ti riporterà in classe. Adesso vattene fuori! Oh, santo cielo! Oh no, posso muovermi! Oh, signore! Cosa faccio qua? Belle pistole, posso prenderla? No, sono troppo basso, volevo prendere la pistola per autodifesa. In questa scuola ce n'è bisogno. Qua cosa c'è? Ah, posso guardare? Ehi, c'è un paio di... Oh, ho trovato una Monster Man Card qui dentro! Oh, preside sbarazzino! Forse era quella di Billy. E forse posso andare sul tappeto adesso! Magari qua c'è qualcosa! Tappeto volante di Aladino! C'è del sangue qui. Questo tappeto sembra un po' fuori luogo qui.
ma ignoriamo il tappeto perché per mia vita devo ignorarlo. Va bene, preside, è stato un piacere, grazie per le pillole, non vedo l'ora di mangiarle, dimenticare tutto e morire giovane, ciao. Ben ritornata. Ora dobbiamo dirgli che abbiamo trovato le pillole, perché quella là è una svolfa, vedete che è una grande balena, si mangia tutto, forse anche queste. Mi ha dato queste pillole. Ah, giorno fortunato. Oh, e allora puoi lasciare la tua maestra che approfitti un po' di ciò? Sì, mia ospite, mangia, mangia. Oh, che bravo ragazzo. Oh, grazie, grazie mille. Ok, adesso continua e goditi la lezione. Sono sicura che lo farai. Psst, ehi, ehi ragazzo. Oh, il bullo mi ha chiamato adesso. Ho sentito di quello che è successo con l'insegnante. Cavolo, la vecchia signora Poppe Oreroteanti ormai mi sta sempre appresso con il fiato sul collo. Beh, è bello sapere che c'è qualcuno che vuole combattere contro di lei. Ah, non c'è problema. Sì, comunque, proprio in questo momento, mentre noi parliamo, lei sta progettando di metterti già nei casini. Ecco come ho ricevuto i miei 2 strike. E se ne prendo un altro verrò espulso. E perché dovrebbe essere una cosa così brutta? Sei un bullo, te lo meriti. Considerando che l'ultima persona ad essere espulso è stato quel ragazzo Billy, beh, posso dire con certezza che essere espulso non è una cosa che è molto buona in questa scuola. Ok, me lo ricorderò. Cavolo, Bugs è buono. Cavolo, non pensavo che fossi così, Bugs. Devo ricredermi. Ehi, secondo me dovremmo lavorare assieme prima che lei ci prenda entrambi. Ok, dai ragazzi, dobbiamo collaborare con il bullo. Pensavo fosse molto peggio. Ok, sono dentro. Oh, bel lavoro ragazzo, prendi questo. Se lei tenta di fare qualcosa di strano con te, non aver paura ad utilizzarlo. Un coltello! Sì, un coltello. Senti, qualcosa di molto losco sta succedendo in questa scuola. Tutti lo sanno, ma nessuno vuole parlarne. Ma io non voglio cadere senza combattere. Forse sei troppo paranoico. No, no, non devo dirgli questo. Bravo, bravo! Bel lavoro, coltello! Combattere! Sì! Ok, bravo ragazzo. Tutto quello che ci serve adesso è un momento di privacy con lei, mentre è da sola. Non abbiamo bisogno di testimoni. Tutti questi bambini spioni, soprattutto Jerome! Ed è qui che entra in gioco il nostro pass, finalmente! Oh, lunch pass! Ah, bene, bene. Allora, bravo mio ratto della maestra! Squid! Dopo che sarà passata la mattinata, potrai avere un banchetto molto speciale con lei. Non vedo l'ora! Sono contento, ragazzi, possiamo liberarci della signora sgonfie poppona. E quindi ucciderla? Sì, più o meno, sai. Aspetta che lei si giri di spalle e poi colpisci! Come i 300, come uno spartano! Ma si girerà mai di spalle? Bella domanda. Sì, abbiamo bisogno di qualche distrazione. Magari monti a qualcosa, vai a vedere. Ok! Oh, mi ricordo di quello che mi hai fatto con il bidello. Non so se adesso dopo quella storia con il bidello possiamo essere gli amici, ma proviamoci. Magari a forza di prendere botte avrà dimenticato. Ah, ok, posso chiedergli se ha una distrazione, qualcosa per distrarre la maestra. Vediamo un po'. Mi dispiace, non ho niente del genere al momento. Oh. Però sai, io sono abile con i gadget. Se mi trovi una specie di dispositivo, potrei sistemare la faccenda. Ah, e dove posso trovarne uno? Ah, ok, come dirlo, il preside lo dà ai bambini che trova sospetti. Ho visto Nugget con uno di quei cosi l'altro giorno. Però a lui piace andare in giro, beh, ti credo, è una pecora più che uomo. Comunque lo dà solo ai ragazzi che vogliono essere suo amico. Ecco come ha fatto, sporco Nugget! È il più odioso, secondo me Nugget è il male incarnato. È una crocchetta ricoperta di male. Nugget non vuole passare la mattinata con te. Nugget è molto occupato. Come sei occupato? Di cosa? Sei curioso delle mie di Nugget? Interessante. Forse puoi essere utile a Nugget. Forse. Nugget ha bisogno di vetro. Ok, devo trovargli delle lenti. Nugget vuole delle lenti. Forse è per questo che vede sempre storto. Forse tra questi cubi non è la crocchetta di Nugget. Questo cos'è? Ehi! Ehi! Non devi andare in giro a trovare le cose. Beh, però lo sai una cosa? Non me ne frega niente, fai quello che devi fare. Aspetta, una volta non lo faceva. Non è che sono state le pillole? Prendo tutto. Ehi, l'ho trovato! Sono $1.50 per fare il lavoro. Va bene, frega niente, spendo tutto il salvadanaio. Abbiamo un cliente. Bene, ecco qui. Allora adesso facciamo un po' qua, mettiamo un po' di casini, infiliamo cose a casaccio, un po' di tecnologia buttata lì, ed eccolo qua, fatto. Ok,
Ecco qua, avrei bisogno di questo telecomando a distanza. Una volta premuto il bottone, farà un casino e esploderà tutto. È una bomba! Piccoli terroristi crescono! Mamma mia, faccio saltare la scuola, questo voglio fare! Ok, ora posso parlarne con magari Bugs, che abbiamo fatto tutto. Ehi, Bugs Bunny! E allora che c'è? Sei riuscito ad avere tutto? Sì! Wow, perfetto! Appiccicalo sotto uno dei tavoli e ci siamo! Bene ragazzi, benissimo, benissimo! Due mele, sì, prima ne avevo una, ho dovuto rifare e non prendere la carta perché sì, prendere la carta ti toglieva una mela che mi serviva per fare un'altra cosa. Purtroppo devo rubare anche una crocchetta a Nugget, ci servirà poi, vedrete per cosa. Quindi prendo la crocchetta di Nugget! Cavolo, non voglio proprio avere delle cose di Nugget così perché lui sa tutto, ma lo prendo. Ottimo. E adesso l'ultima cosa, abbiamo tutto il necessario per fare lo sporco piano malvagio. Colpiremo all'alba. Qui, sotto questo tavolo metteremo il tutto e abbiamo fatto tutto proprio appena in tempo per la campanella. Ok ragazzi, bene, suonata la campanella, adesso andiamo tutti nella caffetteria per mangiare, divertirci. Però aspetta, io voglio avere un pranzo con te, signora maestra. Per tutti i bastoncini di pesce, hai rovinato la mia pausa fumatori. Molto bene, puoi avere il pranzo speciale con me. Il resto di voi vadano nella caffetteria. Sì, avere un pranzo speciale con il mio alunno preferito invece di fumarmi una bella sigarona è la cosa più bella del mondo. Oh, adesso però distruggiti con questo cibo del merdona. No, dai, dai, un morso soltanto, è delizioso e anche nutriente. Attiva la distrazione! Mai, sì, ok, ok, distratta. Oh, signore, signore, che cos'è stato? Per tutti i cieli, cos'è? Da dove è venuto? Ok, ok, devo farlo. Vieni, vieni. Proprio là, tra le natiche della maestra. Tu piccolo bastardo, io... Oh, oh, ho sentito l'urlo. Tutto bene, ce l'hai fatta? Non ci posso credere. Prendi il coltello. È pieno di macchie, oh cavolo, come faremo? Probabilmente lei aveva anche un cellulare. Prendiamolo. Oh cavolo, questa è la campanella. Come facciamo? Senti, troviamoci adesso. Andiamo fuori a ricreazione. Adesso allontaniamoci da questo cadavere. E poi ti spiegherò come nascondere quel coltello. Ok, ok. Bene, bene, bene. Beh, ora sì che siamo fratelli, migliori amici, io il bidello. Bravo ragazzo, sono fiero di te. Grazie signor bidello, non vedo l'ora di diventare bello grande. Bene, ora dobbiamo scoprire come fare. A parte che veramente nessuno capirà che sono stato io conciato così. Assolutamente no. Ok, purtroppo hanno notato che l'insegnante è sparita ed è per questo che hanno messo il vecchio lunatico a controllarci. Ok, dobbiamo trovare un modo per nascondere questo coltello però. Ok, allora dove lo nascondiamo? L'unico posto interessante mi sembra la caverna di Nugget. Soltanto che Nugget è molto territoriale, sai com'è? Lui ci piscia attorno peggio di un cane. Nugget mi sta sentendo. E noi non siamo amici. Forse puoi convincerlo? Magari in qualche modo tu? Va bene, io so essere amico di Nugget. Basta una crocchetta. Una crocchetta che se ti dà il caso, noi abbiamo Nugget, mio miglior amico. Attenti, questa è la caverna di Nugget. Nessuno dei miei vicini è molto scura. Che ne sai, Gretti, nasconde. Cosa vuoi fare? Vorrei nascondere qualcosa in questa caverna, posso? Ah, tu vuoi contribuire alla caverna di Nugget? Cosa vuoi contribuire? È un coltello. Oh, signor, la mia voce. Oh, questo gioco mi ucciderà prima o poi, vi giuro. Nugget può sentire il potere oscuro del coltello. Quel coltello ha visto sicuramente cose malvagie. Nugget può dirlo. Nugget non vuole il coltello nella caverna di Nugget. Ma noi siamo amici, ricordi? Ah, ma tu hai la crocchetta di Nugget. Ma va bene, allora sì, puoi mettere il coltello nella caverna. Proprio ciò che voleva. Grazie. Adesso vai, Nugget, adesso alcune faccende da sistemare con questa sporca situazione nella caverna. Certo, certo, addio. Oh, benissimo, non so cosa ci farà con quel coltello, probabilmente tagliuzzerà il cane di Cindy fino a farlo sparire. Prima di andarcene però, uno di voi mi ha detto che qui dietro c'è una carta. C'è una Monster Mon card. Sì, se non ho potuto avere quella di prima, avrò questa intanto, ottimo. Sembra che l'insegnante sia scappata durante l'ora di pranzo e non risponde neanche al telefono. Probabilmente si è stufata di avere te tutto il giorno appresso. Io sono qui per assicurarmi che voi non vi uccidiate a vicenda. Interessante, non uccidiate a vicenda.
Ok, vendiamo le ultime mele e penso che abbiamo fatto. Ok, voi ragazzi marci, è suonata la campanella, adesso tornate dentro. Ok ragazzi, ora ho paura, mi sento come Kira dopo aver scritto 300 nomi nel Death Note. Ragazzi, abbiamo delle brutte notizie. Come potete vedere alla vostra destra c'è una figura informe della vostra insegnante. Bene. Wow! Oh santo cielo, allora c'è un assassino in giro! È stato probabilmente il bidello! Il bidello è pulito, abbiamo già controllato. In quel momento lui era nella mensa e vendeva delle sorte di biscotti strani quando è morta. Saranno stati i biscotti, no? Oh, chissà cosa farà mio padre. Prima Billy, poi questo. Nessuno è sicuro in questa scuola. Dannazione, questa cosa rovinerà le mie vendite per il resto della settimana. Abbastanza. A Nugget piace il suo odore adesso. Quanto creepy sei. Sta zitto piccolo ragazzo strambo. Prendi le tue pillole o qualcosa del genere. Ad ogni modo adesso io devo perquisirvi uno ad uno per vedere se avete magari un oggetto che avete utilizzato per uccidere la vostra insegnante. Insegnante, no. Ok, non sono stato io, ti prego. Adesso inizieremo con te, tu, sporco di sangue. Come faccio adesso? Però io non ho il coltello, quindi svuota il sacco. Ok, tu sembra che non abbia niente. Perfetto, andiamo avanti con Bugs. Tu, sporco di sangue, pulito, bene. Oh cavolo, ma Bugs al cellulare, no? Me l'ha passato l'ultimo. Che furbo, che furbo. Nemmeno tu. Oh cavolo, adesso devo 20 dollari alla signora del pranzo. Ha scommesso su Bugs. Va bene, niente. Ok, beh, siccome nessuno qui è responsabile per aver ucciso la propria insegnante, detto questo, beh, vi mando tutti a casa perché l'insegnante è morta. Sì! Oh, che bella giornata, mi servirà una doccia. Beh, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a scappare con questo omicidio. E credimi quando te lo dico, questo era per il meglio. Lo spero. Ce l'hai ancora quel cellulare? Hai visto con che mossa te l'ho passato? Eh? Sì, sei stato bravissimo. Ma sai una cosa? Perché non te lo tieni? Potrebbe tornarti utile. Consideralo un segno della mia gratitudine. Forse puoi usarlo un altro giorno. Ok, potremmo riutilizzarlo proprio come abbiamo usato il pass. Bene, grazie. È stato divertente. Facciamolo un'altra volta. No, ti prego. Oh mamma mia, cosa abbiamo fatto. Però devo dire che questo asilo è l'inferno. Però è proprio per questo che è bello, perché è un casino ogni giorno. E succedono veramente cose strambe. E abbiamo anche una carta. E l'altra carta la prenderò poi in qualche altro modo. Ottimo. Vedete? Lunedì. 6 volte abbiamo già passato, cavolo. Però abbiamo questo cellulare. E non so cosa possa servirci, ma lo scopriremo. Se avete qualche consiglio, magari datemelo voi nei commenti. Ma io concludo questo episodio, questo video di Kindergarten qua. Spero che vi sia piaciuto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.